sempre lo stesso. È lui? Sì, tutte le sere viene, non gliene frega niente. Abbiamo questa presenza della peste suina, un virus altamente mortale, altamente contagioso per i cinghiali, per tutti i suini, quindi è chiaro che noi quello che dobbiamo fare è assolutamente cercare di contenerlo all'interno della zona rossa che è stata identificata. AMA ha portato la mappatura delle postazioni dei cassonetti che vanno attenzionate e spostate o protette oppure proprio eliminate attraverso, non so, delle isole ecologiche piuttosto che il porta a porta. Sono circa 500 postazioni, di cui 300 che sono proprio di fronte a zone dove sono stati individuati i cinghiali, e il virus si sviluppa perché questi cinghiali hanno mangiato rifiuti prodotti dagli scarti degli alimenti. Il lavoro principale è la ricerca all'interno dei quadranti che sono stati decisi dalla direzione regionale, la ricerca di eventuali carogne o animali ammalati. C'ho questa macchia qua. Ok. No, puoi andare. Il GRA praticamente che dà il limite. La nostra, diciamo, speranza è di riuscire a bloccare la peste all'interno di quest'area e non farla uscire dal GRA, che si collega poi con altri parchi, col parco di Veio, di Bracciano, chiaramente poi ci sarebbe uno sviluppo della malattia. L'elemento più forte di criticità adesso è la trasmissione dell'infezione, quindi bisogna comunque diminuire i capi. Questo vuol dire che tu non hai altre strade se non quelli di un abbattimento degli animali, ma che io credo che sia giusto attraverso la cattura e il conferimento alla macellazione. La pratica dell'abbattimento selettivo con armi da fuoco crea molti problemi. I parchi non possono diventare luoghi dove far rientrare la caccia, ma soprattutto noi abbiamo dei condomini che sono all'interno di riserve come l'Insugherata, quindi una di quelle particolarmente incriminate, che è piena di biodiversità, ma che al tempo stesso è una biodiversità che si misura direttamente con i palazzi, con i cortili dei palazzi. Mi sembra paradossale voler adesso ammazzare, sterminare i cinghiali, il nemico pubblico numero uno, prescindendo dalla possibilità che abbiano meno malattie. Catturiamo questi animali, facciamo le verifiche e se è verificata, confermata per ogni animale che viene catturato questa malattia, allora forse eventualmente procediamo come necessario. Noi non ci libereremo mai dei cinghiali se vogliamo sterminarli, perché la legge di natura stabilisce che c'è un equilibrio. Se noi abbiamo 1000 cinghiali, ne uccidiamo 900, i cinghiali si riprodurranno entro pochi mesi e torneranno ad essere 1000. Quindi o si trova una soluzione definitiva, come può essere quella della contraccezione, come può essere quella delle reti elettrificate, oppure il problema non lo risolveremo mai. Si può tornare a casa? Non voglio, voglio cambiare quartiere, non ne posso più. Perché poi con i piccoli sono molto aggressivi e quindi io sono spaventata. Poi c'ho il cane, quando c'è il cane non vedo un passo proprio. Ecco, adesso per fortuna rientrano lì e quindi posso tornare a casa. Che vuoi? Giornalmente. Il disagio è enorme, ma non solo qui dentro, ma anche per il quartiere. Io ho il bastone, ce l'ho qua. Chiunque viene qua si chiude qua dentro e si difende. Il problema principale
che noi abbiamo proprio rispetto a questo animale nel nostro paese è che nei decenni scorsi la gestione della fauna selvatica da parte del mondo venatorio soprattutto ha fatto sì che si perdesse il cinghiale italico. Era un cinghiale che pesava al massimo 70-80 kg, con la femmina che andava in calore una volta l'anno, faceva 3 o 4 piccoli, e si è fatto un ripopolamento con specie che venivano dai paesi dell'est. E la situazione attuale è una situazione molto pesante da questo punto di vista, perché il maschio adulto arriva a pesare 150 kg, la femmina non ha più stagionalità nei calori e quindi va in calore due, addirittura tre volte l'anno. Il numero di cuccioli va dai 9 ma anche fino a 14. Questa cosa vuol dire che nella nostra città e nella nostra regione abbiamo probabilmente una presenza di alcune decine di migliaia di cinghiali. L'ultimo punto vero di crisi è il fatto di avere una città che è completamente piena di rifiuti. La fauna selvatica esce dal proprio habitat esclusivamente per la ricerca del cibo. Tutti i cassonetti che abbiamo stracolmi a Roma con i rifiuti per strada, eccetera, rendono questa emergenza cinghiale un'emergenza che diventa anche un'emergenza del tutto cittadina. Ma siamo abituati qua, ogni sera. Di notte, di giorno, sono sempre cinghiali che attraversano, rischiando di fare incidenti. Ormai siamo abituati, però ho notato che adesso sulla spazzatura, più avanti, hanno messo delle ringhiere di ferro in maniera tale che non le ribaltano. Ovviamente l'hanno messe là e 50 metri dopo no, quindi insomma per ora un po' inutile però. Andrebbero ad esempio adottate dei piccoli accorgimenti, come ad esempio mettere i cassonetti metallici antiribaltamento all'interno delle recinzioni metalliche. Se si attuassero in maniera efficace, è ovvio che non si vedrà un risultato da un giorno all'altro, ma sicuramente la presenza dei cinghiali in ambito urbano diminuirebbe in maniera significativa. Io penso che il problema dei cinghiali sia stato una proliferazione non controllata che poi l'ha portati verso la città. I rifiuti sono una conseguenza, non è che ci sono i cinghiali perché ci sono i rifiuti, cioè i rifiuti, come dire, aumentano l'arrivo in città di un numero di cinghiali che sono in sovrannumero rispetto alle loro, al loro territorio. Io credo che invece andava fatta una politica di contenimento all'interno dei parchi, anche i parchi quelli urbani gestiti da Roma Natura. Noi abbiamo già problemi a catturarli con gabbie che sono chiusini di alcuni metri di superficie, quindi diciamo così gabbie molto importanti e che quindi con l'antropizzazione che tu hai a Roma rischiano di far male anche ad umani, a animali d'affezione, quindi vanno anche presidiate da questo punto di vista. Poi c'è una difficoltà che noi abbiamo trovato in questi anni anche rispetto al mondo animalista. Noi abbiamo spesso danneggiato le nostre gabbie da persone in alcune zone della città, ma abbiamo anche avuto problemi rispetto alla disponibilità delle ASL. Cioè il sistema dei piani di contenimento è un sistema dove tutti devono fare le loro parti. È sempre lui, fa questo percorso, okay. Non so dove essere rimasto, o orfano o vedovo, perché non si capisce, perché viene da solo.